Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Far Cry 3. Se vi ricordate eravamo qui che dovevamo uccidere questi stronzi, che non so come e non so nemmeno chi ha attivato l'allarme. Aspetta che mi copro un attimo, che cazzo, cioè, morire non mi pare. No, ho lanciato, come l'ho lanciato? Ho sbagliato, ho schiacciato R. Ho lanciato una granata. Dove cazzo sono i bastardi? Ah, uno qui, uno è lì. Sì. Ok. C'è qualche bastardo che mi sta sparando. Che cazzo è questo? Ah, buono. Una linea di tiro. Ma culo, adesso sapete che vi... Ah, guardatelo lì. C'è un figlio di puttana là dietro che si imbosca. Eh? Guarda come muoio. Oh. Ma dove cazzo è che mi spara che non lo capisco? Sì, ma che cazzo è? Si è ficcato dentro... L'ho ucciso? Eh sì, lui chi è? Oh, curati! Curati! Minchia, che cazzo ci lancio? Adesso ci butto il C4. Se riesco a cambiare arma. Come cazzo si cambia? 2, 3... sbagliato. No. Questa. Ah. Se non è morta adesso, guarda. Ok. Ehi, Dennis, ho colpito la medusa. Senti, i pirati hanno mandato... Jason, Baz ci vuole morti. Non perdiamo tempo. Ci troviamo ad Amanaki. Ci serve aiuto. Amanaki, quindi dove è il teletrasporto? Sì, faccio il teletrasporto così mi compro anche una nuova arma. Qua? Sì. Bah, niente di che, pensavo un po' peggio. Minchia, da come l'aveva detto. Ha detto protetta da pirati. 4 pirati, no, erano 6 pirati. E poi giusto i rinforzi che gli ha mandato. Che non so chi cazzo. Ah, vedi, l'arco ricurvo è silenzioso, quindi boh, guardando quello. Che non so chi ha attivato l'allarme, comunque. Va bene. Va bene, qui. Voglio il maiale. No, compriamo. E mi comprerei anche le munizioni se posso. Punti abilità. Ah, ritardare. Abilità, si rigenerano più velocemente. Pelle d'acciaio. Scivolata. Ecco, io farei questo. Che è interessante. Ok, lo porto via. Questo. Anche questo qua che si può servire. Cosa vuoi comprare? Se si muove questo qua con sto braccio non sarebbe una cattiva idea. Dunque, allora, dove sarà l'arco? Speciali? Bengala, perché è un'arma? Ah, c'è salatore. Arco di curvo. Minchia, devo pagarlo. Non ho abbastanza soldi. Mitra, pistole. Consumabili, lanciagranate. Il cecchino non ce l'ho. No. Ma che cazzo di armi ho, scusatemi. Pistole. Mitra. Mi prenderei lo scorpion, magari.
STG 90, precisione, cadenza di fuoco, l'avevo già guardato, vediamo, confronta, movimento, vabbè, ci vede, mitragliatrici, minchia, ah, sono quelli pesanti, belli questi, io non ho niente, io speravo nell'arco, porca troia, vabbè, mi prenderei lo scorpio a questo punto. Ah, posso metterci gli accessori? No, ma non ce li metto. Usa. Poi quando sblocco qualcos'altro. Dunque, vediamo. Vendi subito, cosa mi fa? Poi non utilizzabili. Ok. Metti in funzione le antenne. Ah, le munizioni che piglia. Ok. Mi ricarico anche la tappa. Credimi, hanno equipaggiamento di primissima categoria. Io ci credo, non è che non ci credo. Però. Cosa vuoi? Cos'è successo? Vaas si prepara ad attaccare il villaggio. Sta preparando le armi in questo preciso istante. I miei amici sono nei guai. Che cosa diceva il messaggio? Li hanno portati in un posto chiamato BP. Vaas chiederà un riscatto e poi li venderà lo stesso. Sì, ma non mi guardare bello. Così incazzoso. Hai tempo. Jason, ti prego, combatti per noi. I Rakiat saranno uccisi. Se riesci a sabotare le armi, puoi indebolire Vaas e ucciderlo. Perché non fare tardi? Non riesco a capirlo. No. Sapevo di potermi fidare. Non ho detto niente. I pirati tengono le armi nella segheria nella giungla. Prima disattiva l'allarme, ok? Se lo fai scattare, bloccheranno la capanna delle armi. Ruba gli esplosivi, poi distruggi le armi, d'accordo? Non ce l'ho già il C4, non ho bisogno di altri esplosivi. Buona fortuna. Sì, ma scusatemi la cosa adesso. Questa è una cosa che dovrebbe interessare loro e me lo mandano a me a fare. Non mi pare una cosa molto reale. E poi villaggio, minchia, se questo si può definire villaggio. Allora, vediamo un attimo, perché se è tanto lontano farei il come si cambia arma? Uno. Allora, perché sei tanto lontano... Ma neanche tanto. Però prima attiverei la torre radio. Così mi sblocco... me ne messe? Così mi sblocco... Però non c'è una cazzo di macchina, niente. Che sfiga. Vabbò. Andiamo dai coccodrilli. Ah, si tuffa. Non lo sapevo sta cosa. Vediamo se riusciamo almeno ad arrivare alla torre radio per questo episodio. Oh, siccome non mi pare giusto che questo qua si faccia il culo con la K, cioè lo scorpione è più piccolo. Cosa c'è qua su? Ah, sta roba. Sì, ma non. Jolly. All-in, sì. Oh cazzo! Che cazzo ci fanno sti incoglioniti qua con una tigre? Sì, che cazzo faccio anch'io. Proviamo a liberare la tigre. Sì, se ne liberate due. Vediamo cosa fa. Sì, dai, su. Dai che devo vedermi la scena. Ammazzale tutte. Guarda, guarda. Sei appena mangiato. No, non scivolare, porco due. Mo mi conviene dare una mano ai pirati, però.
arriva. Perché una tigre mi sa che fa abbastanza. Vedi perché volevo un fucile di precisione. Cioè cazzo, ma quanto è dura sta stronza? Mi sa che mi hanno sentito. Vediamo che mi sa. Come faccio a cambiare? Ah, con X. Buono, buono, vieni che mi serve la tua macchina. Che figo lo Scorpion. Dunque, ricarica. Mi serviva giusto la macchina, guarda un po' che è il caso. Ho già pure finiti i corpi, porca troia. Li ho appena comprati, li ho già finiti. Oh, io direi, mettiamo sotto la tigre, così, curiosità mia, no? Muoiono. Sì, cazzo. Un attimo. No, non andare lì, non andare lì. Bastarda. Vabbè. Mica a posto di blocco, fanculo. Adesso aspetta, Vittorio. Tutti gli alberi sono i miei, mi raccomando. Ops. Non l'ho fatta apposta. Non so se questa è la strada per salire, no? Cambia marce, ma non fa il movimento. Sali. Guarda questa bastarda. La collinetta di salire, No, aspetta, non ho sbagliato la strada. Ma scendiamo, questa che è già morta. Sbagliato strada. Mi sa che non ce la faccio a salire fino alla torre. Vabbè, mi fermo sotto. Io la sincronizzo e poi ci vediamo direttamente lì nella missione, nel prossimo episodio. Come cazzo si sale? Non c'è la strada. Infatti pure sbagliato, porca troia. No, vabbè, forse no. Cazzo, modo come salgo? No, da qui sull'erba? Sì. Pierevieto. Che cazzo? Cos'è quel mertone? Che cazzo è sto coso? Per squagliare. Sì, se non squagli non sarebbe una cattiva idea. Voglio vedere cos'è. Cazzo. Pelle di drago di comodo. Boh, prendiamo, può sempre finire. Sì, dai, poi prima o poi vomiti, su. Non so che c'è un altro. Ah, io ho finito tutti i colpi, però continuo a sprecarli. Vabbè, io salgo sulla torre, sincronizzo e poi ci vediamo alla missione. Quindi. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.